Ciao amici, ciao amiche, yeah, ben ritrovati sul canale di Coppia, Davide, Chiara, Channel, bene, poverino! Allora, sto andando dal meccanico che devo fare il tagliando, cioè mi deve guardare un po' le cosine, che una lampadina e un faro, perché dovrò poi fare la revisione. L'appuntamento per la revisione è stato già fissato, però vado appunto dal meccanico e poi dovrò anche andare a lavarla, perché comunque poverina la nostra macchinina fa un po' schifo. Chiara mi dice andiamo a lavarla e io dico non c'ho voglia, andiamo a lavarla, e la sto trascurando. Sì, non è che sia sporca, sembra la macchina degli Zulu, però comunque una bella pulitina ci vuole. Più che altro una bella aspirata. Fuori non è che bisogna fare granché, perché si sa se piove o che cosa. Oh ragazzi, ma io non... Ma sai che caldo, sta fuori che in casa? Si sta veramente bene. Esatto. E dopo fatto questo, adesso iniziamo ad andare dal meccanico. E poi non penso di andarla a lavare oggi, perché comunque il tempo c'è ancora. Allora, ho paura perché mia moglie mi ha detto già che dobbiamo fare due commissioni, quindi già ho le gambe che fanno Giacomo, ho paura. Ma è esagerato. E già questa cosa qua mi fa dire ancora, poverino, tutta me! E ragazzi, queste qua sono cose che vanno fatte. E bisogna tirare fuori i soldini, ma non è un problema, perché già sapevo che c'era da affrontare questa spesa qua. E spesa poi, ma come se avessi detto devo cambiare la macchina. Cambieremo, a suo tempo. No, comunque io ho 5 porte stavolta, Beh, in effetti è vero, abbiamo trovato una macchina d'occasione. No. Ha fatto il suo servizio, che poverina. Che piangerò quando la darò dentro, la non so cosa dobbiamo si farà. Dobbiamo rottamarla. O la rottameremo, adesso vedremo. Perché sapete che c'è l'ecoincentivo, però non so se sta macchina lo fanno. Ma se si dovrà rottamare mi verrà da piangere, perché comunque ci ho portato dove volevamo. Questa è la nostra prima macchina insieme, beh, il regalo che ti ho fatto. E comunque ragazzi, con 400 euro... Ok che non è una macchina a livello estetico perfetto, però ci ha portato, cavolo, da tantissime dappertutto. Parti. Dappertutto, non ha problemi. E quindi questa qua ancora comunque... Consuma poca benzina, perché è di bassa cilindrata, in autostrada si sa che la bassa cilindrata consuma un po' di più, olio ne consuma veramente poco. E l'assicurazione l'abbiamo fatta fino a ottobre del 2020. Sì. L'antigelo anche quello consuma veramente poco, quindi voglio dire una macchina che se io volessi la potrei mettere a posto, ma non mi conviene ragazzi. Cosa di più fai di dare la carrozzeria che prende un'altra macchina? Anche se l'avevo detto che mi sarebbe piaciuto, però dato che comunque hanno tre porte e a noi comunque serve una macchina più grande, perché comunque ragazzi quando andiamo a fare la spesa oppure quando vado a prendere mia suocera così ribalta il sedile, è un casino ragazzi. Poi per i progetti che abbiamo ci serve una macchina più grande. Esatto, soprattutto anche per quando si va a fare la spesa, perché mia moglie gira 5, 6, 10 supermercati al giorno, al giorno quando si va a fare la spesa, e quindi non ho voglia ogni volta. Però ragazzi vi dico una cosa, l'ha detto anche i nostri amici e moderatori, nello stesso tempo hanno visto il bagagliaio e si sono stupiti, perché abbiamo caricato di quella roba che loro sono rimasti allibiti. Dai, poverina, non discriminiamo. No, io non sto discriminando, perché comunque non essendo una station wagon, avendo tre porte, la scomodità delle tre porte è che quando sale qualcuno dietro devi starli ogni volta, spostare il sedile, abbassare lo schienale, ma lì non è che ti perdi. Vabbè, però è stato un affare, dai. L'affare c'è stato, l'ha detto anche il meccanico, se no il meccanico mi avrebbe detto guarda riportala, chi te l'ha venduta,
Invece pensate che questa qua è un 1300, cioè scusate, un 1200 benzina. 1100. No, 1200 benzina Euro 3, e io ancora per un paio d'anni posso circolare pagando il tagliando dall'area C. Bene amici, rieccoci, siamo arrivati a casa da 10 minuti, un quarto d'ora, e con Chiara non è possibile uscire, ragazzi, perché? Allora, innanzitutto, ragazzi, nella postazione vlog live non si può fare niente perché ha messo il reparto Primark qua, due valigie, una borsa Primark di Topolino, un altro sacchetto là, qua c'è altri tre sacchetti. Allora, ho preparato diviso, compreso i regali del matrimonio. Quindi io sono incastrato. Allora, c'è il regalo di matrimonio, all col saldi e mega all Primark. Poi vi farò vedere cosa ho preso io da Primark. Una cover. No, due cose ho preso. Ragazzi, ho preso una cover da Primark che hanno messo solo due colori, o nero o azzurro. Poi cos'è che ho preso che non power mi ricordo? Bank. Ah, ho preso un power bank, quindi mi sono dato la pazza gioia. Spese pazze per me. Siamo spendazione, amore. Ora, se dovreste vedere, ma non credo, cuscini, solamente cuscini decorativi. Allora, questa è il pile di Hello Kitty che è piegato. Questo qua è lo stregato. No. Stregato? Sì, è lo stregato, infatti è stato schiacciato. Dovresti metterlo dritto, amore. E no. Poi il resto non lo vedete, ma comunque borsa di gas. L'ho appoggiato un attimo. Ci sono anche una montagna di cuscini decorativi per il letto che che appoggiamo sul divano quando liberiamo il letto. Non pensavo, ma mi devo ricredere, perché sta molto bene tutti i cuscini che ha scelto sul letto, fanno shabby chic. Vorrei raccontare l'aneddoto di Primark, che eravamo lì praticamente, c'eravamo io, te, Giada, Alessandro. Ah, vi racconto questo inedito che è molto bello. Aneddoto, non inedito. Questo aneddoto molto bello, praticamente eravamo io e Chiara al reparto casa, tutti erano si erano proprio dileguati per Primark, non avendolo mai visto. Dopo un po' Chiara riceve una chiamata da Giada: dove sei, amore? Di qua e di là, siamo al reparto casa. Chiara ha visto due cuscini rosa che gli piacevano, ma erano sopra dove fanno vedere l'esposizione, fanno vedere le cose belle. Sì, ma non è un rosa. Ma è un rosa particolare che vi farà vedere poi nel... Ma perché volevo quei cuscini? Perché hanno una forma particolare. Vabbè, praticamente quei cuscini li vedrete quando farà il video haul. Ma il bello è che questi cuscini erano talmente in alto che nessuno ci arrivava. Erano gli ultimi rimasti. E non potevano venderceli perché erano in esposizione. Però le commesse, cioè la commessa, ha chiamato tramite l'auricolare dicendo che c'era una cliente che voleva acquistare, e ha detto va bene. Abbiamo dovuto aspettare più di mezz'ora abbondante che arrivasse un commesso con la scala. Tirato giù i cuscini... E stava facendo cadere, poverino, il deumidificatore d'ambiente. Giusto per farvi capire che da Primark, anche se sul soffitto c'è qualcosa attaccato. Però, cosa è successo? Sono gentilissimi. Ma oggi cosa è successo? Avendo fatto quello che dovevamo fare... Amore, ma lo sai che praticamente noi come... tra virgolette, è come se avessimo passato l'ora di miele da Primark. Che bello! Abbiamo consolidato un amore. Insieme ai nostri amici abbiamo fatto luna di miele da Primark. Sì, vabbè, non è la luna di miele vera. Che bello, come? Ragazzi! Non ci avevi pensato, vero? Prossima volta... Vabbè, basta delirando. Ma io dico una cosa, siamo andati a fare la spesa due giorni fa. Marito... amo. Anch'io moglie. Cosa ha fatto Chiara? Ha voluto andare al mercatino comunale sotto casa, che non l'aveva mai visto. Oh, ma non l'ha mai portato. E per di più ha voluto andare anche a Lunes. Cioè, rendetevi conto, ragazzi, se questa non è pazzia e follia pura. Ma non è vero. Io sono stanco morto, sono sfinito. Non ho voglia neanche di farmi la barba, vorrei stare a letto per... Allora, la dieta sta procedendo molto bene, però
secondo me è presto per vedere i risultati. Domani, allora, in questi giorni mi devo fare il video del pozzo, però non so quando, perché prima devo sistemare lo sgabuzzino a mia mamma, così vedrete nel vlog il cambiamento degli scaffali. Ma quello è una cosa a parte, amore. Però volevo farvi anche un vlog su due cose che mi ha regalato Chiara, che mi piacciono molto, perché si tratta del bricolage. E questo video non so se vi può interessare. Quello è il regalo di San Valentino. Però mi ha preso, vi faccio lo spoiler, dai. Ma sì, tanto c'è. Mi ha preso il trapano nuovo e un set di chiavi a cricchetto che mi servivano. Per San Valentino. Ovviamente non sono di marca, però sono cose che a me piacciono. Poi vabbè, mi prenderò il trapano professionale. Ma questo c'ha 3 anni di garanzia. Della Makita o di una o della Bosch, adesso vediamo. È un pensiero, dai, perché comunque abbiamo speso tantissimo per il matrimonio e quindi così. Ah! Sono andato perché ho lasciato Chiara fuori. Naturalmente la mia mogliettina aspettata in macchina. Sono andato dall'orefice dove gli ho preso il primo anello di fidanzamento, dove abbiamo acquistato le due fedi. Sì, si può che mi lascia in macchina, non mi fa e vedere. Praticamente, allora, sono entrato dall'orefice, ho ordinato questo regalo. Di mia iniziativa l'ho voluto disegnare io, non sono bravo, infatti non è che sia venuto un capo, però l'orefice l'ha capito subito. Me l'ha disegnato lui. E per febbraio, per San Valentino purtroppo non sarà pronto, ma sarà pronto per prima del suo compleanno, quindi questo non sarà più un regalo di San Valentino, ma diventerà automaticamente un regalo per il suo compleanno, e a San Valentino la porterò fuori a cena. Che bello. Magari anche a pranzo, adesso vediamo. No, cena più bello, così mi vesto bene. Bene, ragazzi, no, sì, devo andare a prenotare, però se non ci dovesse essere posto a cena, facciamo a pranzo, a cena, lo facciamo. Insomma, no, avete capito. No, cena. Vabbè, dovrò cercare un ristorante che non sia pieno, perché purtroppo ho prenotato al Pio Nono, ma è già completo. A cena è pieno, quindi dovremmo andare là a pranzo. A pranzo non mi piace. Vabbè, ragazzi, io concludo questo vlog. Spero che vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. E ricordate di iscrivervi all'Instagram di coppia Davide e Chiara trattino basso 81, tutto attaccato, tutto in minuscolo. Instagram di mia moglie Chiara d'Alessandro 78, tutto attaccato, tutto in minuscolo. Al canale di coppia d'Alessandro. Al canale di coppia Davide e Chiara Channel, detta la signora Norimberti. Al canale Chiara d'Alessandro, detta la signora Norimberti. E al canale Chiara d'Alessandro SMR, detta la signora Norimberti. Mo' mettiamo la signora Norimberti dappertutto. E bello è. Bene, ragazzi, io vi auguro una bellissima serata e ci vediamo al prossimo. Ci vediamo al prossimo vlog. Che sarà o del pozzo o degli attrezzi, non lo so, comunque, o dello sgabuzzino, non lo so, vediamo, dai, ragazzi. Bene, ragazzi, io vi saluto, un grosso bacione, il solito yeah, e ciao.